Buonasera a tutti gli appassionati di podismo da Fabio Sinatti e buon anno. E Moreno Sinatti. Ecco, qui andiamo a commentare un po' una manifestazione che precedeva proprio la fine dell'anno per quanto concerne la corsa di Natale a Terranova Bracciolini. Direi un grande successo, Moreno, per questa terza edizione fatta proprio nel centro di Terranova Bracciolini. Sì, è stata una bella giornata, c'è da dire. Questa era anche la prima gara del Grand Prix del 2017, una gara 200, mi sembra 200, più di 200 arrivati competitivi, ce n'erano tantissimi non competitivi, e insomma era una mattinata un po' umida, fredda, però ecco, la gente si copre, quindi dopo e poi passati i primi metri comincia a scaldarsi e il freddo passa. Ecco, infatti qui vediamo un po' l'atleta Mohamed che che sta conducendo la gara insieme a Cannucci. Chiaramente la prima parte del percorso abbastanza tranquilla anche per controllarsi a vicenda. Vediamo sempre fra i protagonisti di testa Cristian Taras, e poi vedevamo anche Zaccaria, Rossi, Graziani, Martinelli, poi l'atleta Nucera della Rinascita Montevarchi, e in più anche per quanto concerne gli atleti Stefan Doniana della ex di Firenze. Sono dei profughi che sono stati seguiti dalla Megli e che ha portato in questa competizione. Sì, no, la partenza è stata un po' calma anche perché erano tre giri del percorso, sicuramente i primi conoscevano già il percorso, però ecco, tanto dico, il tempo c'era per poter sperare l'attacco, come si è visto poi dopo nell'ultima parte c'è stato più gara. Ecco, comunque si vede una bella fila di persone. È un bel gruppo, sì. Un bel gruppo di partecipanti, che hanno dato vita a una gara direi anche entusiasmante da un punto di vista tecnico. Poi vedremo anche nelle fasi finali della competizione. Purtroppo non abbiamo potuto seguire tutta la gara dietro con le immagini per problemi tecnici. E comunque sia, che l'intento da parte degli organizzatori della Proloco di Terranova, che insieme alle tre società Atletica San Giovannese, Rinascita Montevarchi e Polisportiva Bruciano hanno organizzato questa manifestazione, hanno il proposito, l'intento di far decollare un po' questa manifestazione, quindi con il 2017 pianta stabile sarà fatta il 26 dicembre tutti gli anni, quindi sarà una data fissa. Fino adesso era alla ricerca della data fissa, la data fissa l'ha trovata in questa data, anche perché purtroppo sono impegni che il comune, la Proloco hanno nel periodo di dicembre con i mercatini, con tante altre iniziative. L'unico momento che la piazza è libera è proprio dopo Natale, prima di Natale non la possono fare, quindi la data giusta è il 26 dicembre, che effettivamente ci sono alcune concomitanze, però altrimenti le concomitanze ci sono tutte le domeniche, quindi è difficile evitare le concomitanze. Sì, no, in effetti che la collocazione è significativa, è importante e probabilmente avrà un proseguo anche da un punto di vista tecnico molto, molto buono. Quindi che l'obiettivo degli organizzatori è quello di farla crescere in maniera esponenziale, quindi sia da un punto di vista numerico ma anche da un punto di vista qualitativo. E perché no, potrebbe essere veramente una delle manifestazioni clou della fine dell'anno. Basta crederci un pochino e investirci un pochino di più. Secondo tanto la crescita e la potenza della gara conta molte volte anche dall'investimento che ci viene fatto. Ecco, qui intanto vediamo proprio il gruppetto di testa, una decina di unità, comprendenti Cristian Taras che tirava la gara insieme a Graziani da una parte, poi Nucera dietro, poi ancora Rossi e ancora più nascosto, c'è poi Martinelli, poi abbiamo visto Alessandro Annetti, Vannuccini, insomma, ecco, quindi un po' in meglio del periodo nella zona di Arezzo, Siena e Firenze. Sì, sicuramente sono un po' il clou degli atleti, ecco, in questo momento qui. Poi una gara direi complessivamente pianeggiante, pertanto scuso un tratto, io quest'anno non ho gareggiato, ma mi sembra prima della coppa la facciamo in discesa, quindi c'è una salitina al giro di boa dalla parte opposta della città che sale appena appena, però ecco,
No, è una salita che non si sente neanche. E quindi questa qui, ovviamente molti ancora sono indietro con la preparazione, anche perché diciamo che le gare sono finite a novembre, quindi c'è da dire che adesso stanno ricominciando. C'è da dire che uno dipende quale periodo vuole scegliere, perché gli obiettivi, sì. Dal 1 dicembre, dal 31 gennaio, dal 31 dicembre al 31 dicembre ci sono sempre gare adesso, quindi dipende adesso. Sì, è un anno costante diciamo di attività, pertanto anche da parte degli atleti diventa difficoltoso poter scegliere il periodo meno diciamo in cui recuperare un po' e ripartire con la giusta dimensione. Effettivamente ci sono anche atleti d'elite, molti atleti d'elite che prediligono fare le campestri. Si sente che nel periodo da diciamo novembre aprile sono in formissima e poi spariscono, ma a livelli d'elite proprio da gente della nazionale preferiscono le campestri, altri preferiscono la strada, altri le mezze maratone e le maratone. E a proposito proprio anche di campestre, ricordiamo che proprio venerdì prossimo a Policiano ci sarà la Befana Campestre, e anche questa sarà la terza prova del circuito del Grand Prix, sia per quanto riguarda la nostra provincia e sia per quanto riguarda il circuito Grand Prix di Cross della FIDAL Toscana. Quindi vedremo delle gare diciamo interessanti, perché poi ci stiamo avvicinando a grandi passi agli appuntamenti del Cross che saranno a fine gennaio per la prima prova del campionato di società, sì, e poi a fine febbraio. Il 22 gennaio c'è anche il campionato provinciale di corsa campestre organizzato da Freerunner qui ad Arezzo, che verrà fatta proprio dietro le mura, quindi sicuramente un ambiente anche nuovo, e sarà proprio la possibilità di verificare queste situazioni, questi siti, per poter a volte cambiare anche zone, quindi vedremo un po' come potrà venire, ma sicuramente può essere una ottima gara. E qui tornando invece alla gara di Terranova Bracciolini, ecco, vediamo intanto Pugliesi, diciamo un Poggesi, l'atleta giovane che è riuscito a vincere nella propria categoria. Ovviamente faceva un giro più breve, mentre gli altri con il ritmo serrato dalla battistrada, vediamo proprio un allungamento molto. Cioè una dispersione negli inseguitori da parte sì, degli atleti. Anche se la gara era pianeggiante, però ecco, ci sono stati dei distacchi da fra il primo e l'ultimo, c'è stato tantissimo. Vabbè, c'è da dire che il primo c'ha diciamo 25 anni, l'ultimo ce n'ha quasi 80, quindi insomma. sì. No, ma ecco, comunque come dicevamo, una gara che sta prendendo quota e che c'è proprio tutto l'interesse a mobilitare. Da parte anche del sindaco c'è stato espressamente detto che è molto soddisfatto della gara, ma anche da parte dei veterani dello sport della Proloco di Terranova, senz'altro un apprezzamento positivo sia per la presenza sia anche per la qualità dei partecipanti. No, cioè, effettivamente come qualità non era male, cioè non è che si trovano in tutte le gare, anche perché dobbiamo dire la gara era anche diciamo discretamente premiata, quindi anche questo influisce diciamo, molto nella qualità nella gara, sì, infatti la qualità degli atleti sicuramente questo incide, e l'abbiamo visto insomma ecco nelle varie categorie, lotta serratissima insomma per quanto riguarda sia le vittorie diciamo di prestigio di assoluti, sia per quanto riguarda anche le varie categorie, dove veramente abbiamo visto un po' di tutto. Insomma, ecco, se andiamo a sguinzagliare un po' gli assoluti, c'è stato Cannucci Matteo che ha vinto in volata davanti a Taos Zaccaria, entrambi del gruppo sportivo Il Fiorino. Poi al terzo posto invece è arrivato Cristian Tarsa che ha perso proprio in volata, ma qui se la giocavano in 5-6 nel finale di questa gara. I 500 metri sono partiti, insomma, chi era più forte in volata, chi era più fresco, insomma, è riuscito a emergere. Ecco, cioè, si sta notando sempre più spesso, soprattutto su queste gare in linea, si sta notando molto più spesso proprio la differenza tra diciamo chi ha la particolarità di volata finale e altri che invece possono vincere per esempio per distacco nelle gare in salita, nelle gare di difficilmente si arriva in volata. No, qui si arriva facilmente, insomma. Qui sono quasi più faticose, nel senso, cioè faticosa nell'ultima parte della gara, perché faticosa di testa, faticosa di preparazione per la volata finale, perché quando ti ritrovi a 500, 700, 800 metri dall'arrivo, sei in 4-5 e cominci a ragionare come potrei impostare
l'ultima parte della gara e non sai se sei più forte, se meno forte, quindi è tutta, cioè, questi qui sono atleti che si conoscevano, però ecco, insomma, però, ognuno sapeva le proprie caratteristiche, insomma, quindi poi c'erano momenti forse, come stai, esatto. E lì diciamo che alcuni si sono pentiti di non essere partiti prima, altri invece che hanno affrontato la volata in maniera giusta, insomma, quindi ci sono chiaramente delle, delle caratteristiche ognuno personali, insomma. Cioè io quando ai miei tempi cercavo di non arrivare mai in volata, anche se era abbastanza forte, però se uno riesco a staccarlo prima è molto meglio. Anche se per il pubblico la volata è molto, molto più bella. Fa tutto un altro spettacolo, insomma, ecco. E qui intanto vediamo il lungo, diciamo, gruppo di partecipanti che inseguiva chiaramente a distanze più o meno lunghe. Ricordiamo anche nel settore femminile, qui invece ha avuto proprio il campo libero la Roberta Belardinelli, che ha fatto un po' piazza pulita sotto questo aspetto. Ma andando un pochino a dire un po' le varie categorie, ecco, per quanto riguarda gli assoluti abbiamo detto Cannucci Matteo davanti a Taos Zaccaria, poi terzo posto per Cristian Taras, quarto posto per Lorenzo Rossi, quinto posto per Emanuele Graziani, sesto posto per Lorenzo Martinelli, settimo per Giovanni Nucera, ottavo posto per Alessandro Annetti, nono posto per Melaco Lucchesi e al decimo posto Leonardo Fatichenti. Quindi insomma direi un buon diciamo, questo Melaco è uno giovanissimo, è uno junior, che junior da quest'anno, quindi sicuramente sarà nella propria categoria, sarà lo vedremo probabilmente anche nelle prossime gare di cross, dentro gareggia con l'ASICS Marathon di Firenze, quindi vedremo un po' quello che accadrà. Ecco, per quanto riguarda poi invece nella categoria dei master, dove ha vinto Taras, ma al secondo posto è giunto Paolo Stocchi, terzo posto per Refi Mirko, quarto per Luca Cincini, quinto Gianluca Capacci, sesto Allori Fabio. Mentre per quanto riguarda la categoria dei veterani, tanto che vediamo Civina Milcar, che ovviamente con il suo passettino anche lui era stato infortunato, non è arrivato ultimo comunque. Ecco, dicevamo che per quanto riguarda la categoria dei veterani, e qui è ritornato vincitore, quindi con una prestazione diciamo superba da parte di Aldo Soldini davanti a Stefano Renzetti, Stefano Sinatti al terzo posto, Luca Tognalini al quarto, Gianni Burrone al quinto, Orlando Franci al sesto, Ettore Fontani al settimo, Calabro Antonio all'ottavo, Migliacci Stefano nono, Massimo Fontani decimo. Mentre per quanto riguarda la categoria degli argento, ancora la categoria era quella dell'anno 2016, che poi dopo sta cambiando, quindi vedremo un po' gli equilibri si modificheranno sicuramente anche nella categoria C, diciamo nella categoria veterani la stessa cosa si potrà vedere, perché allora, la Calesse un altro sarà di quelli che si intrometterà, insomma, ecco, su questa diciamo battaglia. La categoria argento sicuramente è quella che risentirà più delle cambiamenti, perché sono molte persone che quest'anno sono le 57, quindi sono rientreranno in questa categoria agguerriti, sì. Mentre qui ancora Lucio Floridi vince davanti a Luigi Tonelli, poi al terzo posto Stefano Belardi, quarto Santi Nicchi, quinto Mario Taccari, sesto Paolo Ceccarelli, settimo Umberto Cocco. Ma c'è da dire che questa qui era una categoria che non c'era molta, sì, non c'è stata molta qualità in occasione di questa gara. Mentre ho visto per la corsa di Capodanno invece un pochino più qualificata. Un po' più, ma non tanto, sì, più, un pochino più. Ma li vedremo. Intanto che abbiamo perso un po', purtroppo, problemi diciamo di immagini, l'arrivo, però li vediamo tutti arrivare abbastanza stanchi. Sono quelli che hanno fatto la volata. La volata, sì, ecco, vediamo Cannucci insieme a Taos, poi abbiamo visto lì Taras, Rossi, poi ecco Graziani, vedete, abbastanza sofferenti gli atleti che hanno preso parte a questa Martinelli, competizione. Lucera. Ecco, dicevamo poi per quanto riguarda la categoria degli oro, e qui ancora penso che possa avere una sua collocazione ben definita Silvano Sguerri davanti a Cecci Giancarlo, Emilio Donza, Amilcare Gibine e Giorgio Fosi. Sguerri in questo caso qui penso che sarà l'uomo da battere anche per il 2017 nella categoria oro. Sì, non c'è nessuno che ancora, sono tutti lontani quelli che potrebbero batterlo. E sai, lui è ancora abbastanza grintoso, quindi sotto certi aspetti ha una, così dice noi, una spanna in più rispetto a tutti gli altri, insomma, ecco.
Poi per quanto riguarda invece il settore femminile, abbiamo detto che Roberta Velardinelli ha vinto la sua gara abbastanza, in maniera abbastanza disinvolta, davanti alla Fabia Arianna, la giovane atleta, diciamo, dell'ASICS Marathon, ma anche in questo caso qui è una gara WISP, quindi era con la Polisportiva di Policiano. Al terzo posto Francesca Barneschi, intanto abbiamo visto che la seconda arriva, la Fabia Arianna arriva adesso. Terzo posto invece per Francesca Barneschi, quarto posto invece giunta la Tiberi Lucia, mentre andando per la categoria delle veterane qui c'è stato una sorpresa che lì per lì siamo rimasti un pochino ingannati anche noi. Ha vinto Franca Billi del gruppo sportivo Felibide con un margine di circa una quindicina di secondi nei confronti della Sassi Antonella, e al terzo posto per Milena Megli. Quindi questo per quanto riguarda le ore. Intanto vediamo proprio l'arrivo dei vari concorrenti. Ecco le volate, intanto vediamo anche Maurice del Siena. Ecco, dicevamo Moreno, fra l'altro con la corsa di Natale inizia la 26esima edizione del Grand Prix, che già quest'anno vede una novità, una presenza ancora più massiccia di iscritti al Grand Prix, sì, provenienti dal Senese, ma dal Fiorentino anche da Val Tiberina, dal Val d'Arno ancora più consistente rispetto agli scorsi anni, quindi significa che forse motivo del Grand Prix sta funzionando, insomma. Sì, ma sicuramente è un modo per raccordare un pochino tutte anche le varie gare. In più hanno visto che la serata finale, la cena finale è gradevole, merita partecipare, quindi ecco, hanno deciso di iscriversi. Poi tutti lo faranno, tutte le gare che sono nel Grand Prix, però ci sono anche delle possibilità di farne una certa quantità, quindi, e per avere il diritto alla cena e al premio di partecipazione. Poi dopo i primi classificati saranno quelli che saranno premiati meglio. Ecco, intanto qui vediamo scorrere gli arrivi dei concorrenti. Ricordiamo che la prossima gara del Grand Prix, intanto qui sono passate anche le gare del settore giovanile, anche qui purtroppo si sta notando, forse anche perché il giorno dopo Natale, quindi chiaro c'è un pochino più di stanchezza tra virgolette da parte soprattutto dei genitori di portare i figli alle competizioni, quindi non era particolarmente numerosa, però come dicevamo anche in altre occasioni, è bene sempre che le gare del settore giovanile ci siano, o che siano 10, 20 o che siano 200, vanno benissimo ugualmente. L'importante è sempre provare a farle queste gare, perché in questa maniera si incentiva anche a qualcuno di poter partecipare. No, effettivamente c'è qualcuno che preferisce fare queste, altri preferiscono fare le gare istituzionali, le campestri, le cose. Ecco, vedremo probabilmente in occasione della Befana Campestre una presenza ancora più consistente da parte del settore giovanile. Io, riguardando le immagini dello scorso anno, alla Campestre c'erano un sacco di ragazzi e ci furono alcune defezioni all'ultimo momento dovuto alla neve. Che aveva nevicato fino a luna, aveva nevicato, quindi alcune 60 ragazzi sicuramente non sono venuti, due società grosse non hanno partecipato per questi motivi qui. Quest'anno sembra che sia il freddo e non ci sia la neve, quindi si spera di anche le iscrizioni che abbiamo visto fino adesso, ci sono abbastanza ragazzi, quindi ecco, speriamo che sia, dovrebbe essere una bella serata, insomma. E quindi ecco, diciamo che dopo la corsa di Natale, il capodanno di corsa, che vedremo qualche immagine ora al termine di queste immagini della corsa di Natale, dicevamo che intanto vediamo il sindaco che insieme ai tre protagonisti assoluti della competizione. Diciamo che dopo il capodanno di corsa ci sarà la Befana Campestre, poi domenica prossima invece a Grassina ci sarà il trofeo Sasi, un'altra gara di 15 km su strada con percorso un pochino vario, che anche lì, ecco, tanto per far capire, siamo sconfinati in provincia di Firenze, portato il nostro circuito del Grand Prix, significa che anche queste iniziative piacciono anche all'esterno della nostra provincia. Per noi è una gara nuova, andremo a vedere com'è questo percorso. 15 km sono, cioè di questi tempi, sono la distanza giusta, perché non,
non è caldo, quindi si fanno, e vedendo l'altimetria del percorso, visto che c'è salita e discesa, quindi è una buona gara anche per fare una buona preparazione, insomma, ecco, quindi vedremo un pochino, intanto che vediamo i vari concorrenti che sono stati premiati con prodotti alimentari, prodotti specifici anche del periodo, e quindi si sono attivati molto anche gli organizzatori, ma soprattutto diciamo tutto lo staff della Proloco, che ha messo in piedi insomma una manifestazione di buon livello. E qui intanto vediamo la categoria dei veterani, molto molto nutrita, questa è quella degli argento, quindi vediamo che in ogni competizione sono presenti, insomma, ecco, difficilmente ci sono categorie sguarnite di partecipanti. No, una volta erano, ma ora non è più così. Intanto vediamo anche le categorie nel settore femminile, abbastanza anche qui agguerrita, che si stanno un pochino rivelando un po' la sorpresa, poi le vedremo. Chiaramente i cross sono meno adatti per le donne, ma invece vedremo quelle donne che sono molto molto forti. E adesso siamo passati all'immagine del capodanno di corsa, edizione numero 41, una giornata direi freddissima, perché come sempre in occasione di questa gara, ma questa qui in particolare, perché nonostante la bella giornata, diciamo, però era e le 10 e mezzo la partenza, però sapevamo che hanno corso insomma sotto zero, insomma, questi concorrenti. Noi non eravamo presenti in questa manifestazione perché tutti e due, intanto vediamo Benandan insieme a Jamali che hanno condotto la gara, poi Midar Hisham al terzo posto, che poi sarà questo qui l'arrivo dei primi tre assoluti, e poi questo gruppetto comprendenti sempre Cannucci, Taos, Rossi, Graziani, Cardelli, che sono stati un po' gli atleti che hanno inseguito. Dicevamo che è una manifestazione che ormai, ecco, intanto abbiamo visto la Tamburi che anche qui ha fatto un po' il bello, ha avuto fortuna, non ha trovato nella propria strada, anche se è una ragazza che va forte, quindi non è che una l'ultima arrivata, però non ha trovato la Facciani, insomma, queste persone qui che le anni precedenti c'erano. Quest'anno col fatto anche negli ultimi anni, diciamo, si sta verificando una cosa un po' particolare, chiaramente il tesseramento del primo dell'anno per molti non è ancora pronto, quindi anche diciamo gli atleti di spicco che avevamo qualche anno fa come Keniani, Etiopi o qualche altra nazionalità non sono potuti essere presenti perché proprio non avevano il tesseramento. Qui c'è un controllo molto serrato all'inizio dell'anno per quanto riguarda il tesseramento, si affida a chi entra in promozione sportiva, pertanto chiaramente queste situazioni sono un pochino più anomali. Intanto vediamo Belardinelli transitare, che però è anche lei qui giunta quarta, quindi non ha avuto diciamo quella possibilità di poter emergere come a volte invece è avvenuto. Intanto vediamo gli arrivi, ovviamente non sono dei primi, però ecco, per far capire Cardelli, che lo rivedremo ai cross di venerdì prossimo, mentre per quanto riguarda anche nelle varie categorie ci sono si susseguono un pochino i vari concorrenti. Qui vediamo Fatichenti che anche quest'anno seguirà la classifica del Grand Prix, quindi sarà colui che ci metterà nelle condizioni di vedere quello che succederà. Ecco, dobbiamo dire per quanto riguarda la categoria femminile, qui ha vinto l'atleta della Tamburi Silvia, l'atletica Perugia, che è andata molto forte, Poi vediamo nelle categorie degli argento, ha vinto Agostino Scortichini, che ha vinto la categoria, poi ancora secondo è arrivato Scaglia Gianmarco, che sicuramente quest'anno sarà uno, almeno qui nella nostra zona, l'uomo da battere. Sicuramente, penso proprio di sì. Poi delle donne è arrivata se non si rimette Tiziana Giannotti della Atletica Castello. E al terzo posto la Strella, tutta l'Atletica Castello, secondo, terzo e quarto posto erano tutti l'Atletica Castello. Quindi diciamo che è stata una buona edizione, e qui vediamo la Strella giungere al traguardo di San Giovanni Valdarno. Come dicevamo, una giornata particolarmente fredda, però sempre con una buona presenza. Qui vediamo la Belardinelli, la bionda Belardinelli, che la rivedremo sicuramente nei cross, quindi anche lei sarà un'altra delle protagoniste di questa competizione. Beh, Moreno, diciamo che siamo un pochino, che troviamo anche la Francesca Barneschi, abbastanza vestiti. Poi abbiamo visto Scaglia Gianmarco. No, ma io per sintetica erano -5 quando hanno gareggiato, quindi insomma
anche se mi sembra che era senza di vento, però qualcuno canottiera lo vediamo. Cioè, ci sono ancora questi prodigiosi personaggi. Cioè, non ho visto Gibin, può darsi che anche Gibin era in canottiera, allora non ho visto le immagini. Bene, quindi l'appuntamento sarà fra 15 giorni per quanto concerne la nostra trasmissione.